Pensate, se sono scienziati devono una verità scientifica, altrimenti devo andare fuori dalla verità scientifica. Io so dei miei colleghi che hanno detto, e ce l'ho nella mia università, che hanno detto che i militari esposti all'orario del pomeriggio non erano malati per quel motivo. Poi si è dimostrato a questi miei colleghi, che non sono miei colleghi, non è stato fatto nulla. Nel mondo della scienza esiste una legge irrevocabile. Se uno scienziato fa un errore, la comunità scientifica lo perdona con una certa difficoltà. Ma se uno scienziato commette il reato gravissimo di falsare i dati, fare dare dei dati falsi, la comunità scientifica non lo perdonerà mai. Viene espulso completamente. Ci sono stati dei casi in passato. Quindi io non accetto il discorso di dire che gli scienziati devono risolvere i loro problemi, i loro interessi, i conflitti di interesse. Mi dispiace, questa è uno scaricare certe responsabilità politiche che poi vengono rinviate sull'accademia. Sono stati i politici che hanno pilotato alcuni scienziati e si potrebbero fare dei nomi molto illustri, che sono stati anche ministri. Mi dispiace, ma questo non va bene. Cos'è che così fosse, ma non può essere. No, la realtà dei fatti, per quello che è dato a sapere, diciamo, a livello giornalistico, è che in realtà gli studi, almeno per quanto riguarda i rapporti elettromagnetici, finanziati dall'industria, anche se con dei sistemi di mascheramento, da fondazioni che sono a loro volta sostenute dall'industria delle telecomunicazioni, sono progettati apposta per non trovare niente. Purtroppo c'è stato prima un blocco delle slide del professor Adler, ma lui proprio lì va a parlare, nel senso che se noi mettiamo nel gruppo degli esposti, nel gruppo di controllo, dei soggetti che sono entrambi esposti a radiofrequenza, però uno a cellulare e l'altro a cordless, è chiaro che troveremo dei risultati simili. È proprio la cattiva fede che ci fa dire il sospetto che quando i soldi vengono dall'industria delle telecomunicazioni, anzi dei sistemi di mascheramento, questi personaggi vengono chiamati anche dalla Commissione europea. E noi come associazione due anni fa ci siamo battuti fortemente contro la Commissione europea che continua a chiamare sempre gli stessi scienziati che ricevono finanziamenti da fondazioni sostenute dall'industria delle telecomunicazioni. E ne fanno tanto, tra l'altro, anche esponenti come i rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa cosa a noi cittadini sembra scandalosa, voi scienziati non lo è abbastanza tanto da creare una rivoluzione interna alla vostra categoria. Questo è professore, non posso essere io l'ultimo modestissimo o artigiano del diritto di provincia a mettere in discussione la credibilità scientifica di un docente, un cattedratico che viene indicato come consulente tecnico di parte dagli imputati. Io non ho i titoli, non sono nessuno, non sarei credibile. Se io di fianco a me però ho uno, due, tre consulenti scientifici di parte, e questo mi è capitato, che mi trovano le pubblicazioni di quel docente nelle quali affermava cose di segno radicalmente opposto vent'anni prima rispetto a quelle che viene a propalare in udienza di quella mattina, io ho qualche elemento da sottoporre al giudice a chiarimento della credibilità complessiva di quello scienziato. Ma non sono io che modo proprio mio posso dire al giudice questo non è uno scienziato, non lo voglio nel processo perché l'ha espulso la comunità scientifica. Come, più che non essere credibile, sarei proprio ridicolo se arrogassi un diritto del genere. Il professore Erlai qui presente ha proprio fatto una distinzione dagli studi finanziati dall'industria e quelli indipendenti. Guarda caso, quelli finanziati dall'industria trovano molto meno effetti di quelli indipendenti. Ma bisogna anche ricordare che la sentenza di Brescia, che mette in correlazione l'insorgenza del tumore di genere con l'uso del cellulare, è stata detta per un semplicissimo motivo, perché il CTU ha accettato la posizione del consulente di parte che ha distinto le conclusioni degli studi indipendenti da quelli prodotti dagli studi finanziati dall'industria delle telecomunicazioni. E ci ha detto, a me interessano solo quelli degli studi indipendenti. E lì è stata vinta la causa. Quindi il problema dell'indipendenza economica degli scienziati è un pochino più spinosa, diciamo. Allora abbiamo un'ultimissima domanda.
stata richiesta dalla città prestata e la dobbiamo concedere. Vogliamo fare la richiesta di intervento e ringraziamento degli organizzatori, la signora Regina Bastarella che mi ha invitato. Sono partito da Messina e sono qua. Io credo che è interessante questo convegno, ma si gira attorno al problema che è legato alla mancanza di sovranità di questo paese. Mancanza di sovranità che è data dal 1943, la causa del segreto della resistenza di Cassibile. Qual è il problema? Il problema è che questo radar militare, insieme a una rete costituita alla metà degli anni 50, dagli angloamericani, dagli americani, dai nordamericani, che sono i veri patrimoni di questo paese. Questo è tutto. Qualche precisazione, perché se no, anche in buona fede, la retorica prevale. La Costituzione italiana, promulgata nel 48, repubblicana e antifascista, è stata congelata dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 da Romano Prodi e Massimo Valpiana. Ed è entrato in vigore il Trattato di Lisbona, anche nel nostro paese, nel 2009. Questo vuol dire che l'articolo 32 non ha più alcun valore, come tutti gli altri articoli della Costituzione italiana. Purtroppo, qui la nocività è una strategia militare. Il vero problema è che le elite militari stanno corrodendo e erodendo la democrazia in tutto il mondo, non soltanto in Italia. I magistrati hanno le mani legate, sono state presentate alla Procura della Repubblica competente in loco 23 denunce documentali. L'ultima era strana documentata, eppure è stata archiviata. Qual è il problema? Che se anche ci fosse un magistrato a Berlino, un giudice a Berlino, ha le mani legate, perché come è stato nel caso delle bombe nucleari di 61 cadute gravitazionali, che hanno una potenza che ha una di 170 kilotoni, ne abbiamo 90 in Italia, a Chieti e Radiano, 40 e 50, qualche anno fa la stazione... Mi chiedi scusa, guardi, noi abbiamo dato lo spazio su una domanda, lei sta facendo un punto, ci è lontana dagli obiettivi che ci sono. Consapevolezza critica, informativa dell'opinione pubblica e una mobilizzazione popolare. Noi siamo qui apposta per parlare di questa. Grazie. Mi accingo a dare una risoluzione che è stata sottoscritta da tutti i relatori intervenuti oggi. Le conclusioni del convegno di potenza di scena sono che i radar usano la radiofrequenza pulsata che causa effetti biologici caratteristici che sono più invasivi dei campi elettromagnetici non pulsati. La radiofrequenza causa effetti enzimatici con reazioni che si prendono dal tempo di nanosecondi, mentre le radiofrequenze pulsate emesse dai radar accadono ogni millisecondo. Perciò questo suggerisce che ciascun evento pulsato può causare diversi effetti enzimatici. I segnali pulsati possono indurre modificazioni significative sulla regolazione del DNA come effetto della metilazione del genoma. La letteratura scientifica conclude che effetti biologici che sono salute possono avvenire a livelli bassi di intensità di esposizione e l'esposizione cronica può rendere gli organismi viventi più suscettibili agli effetti dei campi elettromagnetici. La monografia dell'ICEM, quello parlato di Livio Giuliani, conclude che esistono effetti non termici di azione dei campi elettromagnetici, comprese le radiofrequenze, sulla materia vivente. Gli esperimenti sulle cellule in cultura nelle aree residenziali di potenza di cena hanno dimostrato che il radar attiva segnali di apoptosi per esposizioni brevi e invece segnali di sopravvivenza cellulare per esposizioni superiori alle 24 ore. I risultati preliminari di studi su animali mostrano che la radiofrequenza è un agente di co-cancerogenesi. La radiofrequenza induce stress ossidativo nei tessuti e negli organismi viventi. Diversi studi epidemiologici dimostrano che c'è un aumento significativo di rischio della salute sulla popolazione esposta a radiofrequenza pulsata. E ulteriori studi servono per concludere e trarre delle conclusioni soprattutto per la radiofrequenza pulsata. La letteratura scientifica suggerisce che bisognerebbe adottare il principio di precauzione per i campi elettromagnetici a livello internazionale. Conclusioni. Servono
standard di sicurezza per i campi elettromagnetici più stringenti e devono essere adottati dai governi e dalle agenzie di salute pubblica perché i standard esistenti sono obsoleti e non si basano sulla letteratura scientifica recente che tratta di effetti biologici. Secondo il principio di precauzione, bisognerebbe ridurre le fonti di radiofrequenza il più possibile, perché oggi non è possibile stabilire un limite di sicurezza sotto al quale non ci sono effetti biologici. Le fonti di radiofrequenza dovrebbero essere tenute distanti dalle aree residenziali, in particolare per le fonti di radiofrequenza pulsata, come radar e antenne WMAX, la distanza dalla fonte del campo elettromagnetico dovrebbe essere maggiore, perché ci sono effetti biologici maggiori rispetto ai segnali non pulsati. Il Wi-Fi non dovrebbe essere situato nelle scuole e nelle aree pubbliche, a causa che hanno delle caratteristiche simili a quelle dei segnali pulsati. Il principio di precauzione suggerisce di usare una platea speciale per le persone più giovani e per quelle suscettibili, come coloro che sono affetti da elettrosensibilità, una condizione che sta crescendo nelle società moderne e che fa ammalare le persone che si espongono a campi elettromagnetici, anche a livello molto basso. Questa è la risoluzione degli scienziati relativa in generale a radiofrequenza e radar. Mi accingo ora a leggere più brevemente la risoluzione che gli stessi scienziati, ma anche le associazioni e gli avvocati, hanno sottoscritto per la questione locale specifica qui del radar di potenza vicenda. Allora, il congresso internazionale di oggi ha scoperto diverse evidenze scientifiche riguardanti il radar di potenza vicenda, tra cui un'alterazione della letalità cellulare nelle cellule di coltura esposte al radar in condizioni controllate nella cellula verde, con un'attivazione della apoptosi per esposizioni a breve termine e un'attivazione dei segnali di sopravvivenza per esposizioni di 48 ore. Le colture di cellule nelle case di potenza vicenda, esposte al segnale radar, hanno dimostrato le stesse alterazioni degli studi in vitro. La metilazione del DNA avviene e è avvenuta per queste cellule esposte e potrebbe essere responsabile di danni genetici per esposizione a lungo termine, anche per basse dosi. Lo studio epidemiologico del periodo 1986-1991 ha mostrato un aumento significativo del rischio di tumore e del rischio di infarto, e anche di tifus. Date queste evidenze, le persone che in seguito rifirmano si sentono nuovamente impegnate a dichiarare che il radar di potenza vicenda non può essere definito sicuro per la popolazione e dovrebbe essere o spento o rimosso. Grazie. Ci avviamo alla conclusione di questo convegno e vorrei intanto ringraziare tutti i relatori che si sono sobbarcati questo lungo viaggio dal loro paese per portare il loro prezioso contributo di conoscenza. E questo convegno ha avuto il compito di mettere in relazione la emissione elettromagnetica del radar con le eventuali patologie presenti nella zona e voglio ricordare che fino a poco tempo fa, fino ad oggi, questa possibilità di emissione è stata sempre occultata dalle istituzioni locali e nazionali. Questo convegno appunto è servito per fare il punto della situazione, a portare conoscenze scientifiche e costringere le istituzioni che sono preposte alla difesa della salute dei cittadini a prendere dei provvedimenti. E voglio ringraziare anche le associazioni che hanno speso tanto del loro lavoro per organizzare questo convegno, permettendo a questi valenti scienziati indipendenti che sono convenuti qui a portare il loro contributo prezioso alla conoscenza su
sui possibili rischi apportati dalle radiofrequenze. Grazie. Grazie a tutti per aver partecipato, ringrazio ovviamente i relatori per averci fornito notizie importanti e spero che le istituzioni che erano presenti adesso non vedo più, penso che almeno abbiano raccolto degli strumenti per poter operare al meglio il loro ruolo. Ringrazio la segreteria scientifica che ci dà organizzare questo convegno qui a Potenza, per noi è stato un onore accogliere questi creatori di fama internazionale e dico solo una cosa, oggi sono stati i protagonisti loro, però da adesso in poi dobbiamo essere protagonisti tutti noi, ognuno nel proprio campo, ognuno nel proprio lavoro, ognuno come cittadino che ha preso qualcosa oggi e dobbiamo portarlo, perché se aspettiamo le istituzioni purtroppo in Italia non stiamo messi tanto bene, però se ci uniamo tutti insieme, ognuno per quel che può fare, credo che qualcosa si riesca a fare. Chiudo veramente ricordando le parole, in questi giorni stiamo leggendo, forse non si sa, il presidente Napolitano, è già eletto, che? Napolitano, Napolitano. È stato